Padre! Oh Padre mio, perdonami! Ho tradito la tua fiducia! Sono stato la tua più grande delusione! Ci sono le sbarre, ci sono le parole del figlio al prodigo. I detenuti del carcere di Opera diventano attori e cantanti in un musical che ha tanto in comune con la loro vita. Un'esistenza fatta di incidenti di percorso e di errori, ma che la misericordia e il perdono possono cambiare. Papa Francesco ha teso loro la mano. Non credevo che il Papa, diciamo, potesse rispondere a una nostra lettera di noi detenuti che abbiamo fatto. È stata una bella cosa sapere che qualcuno, e anche il Papa, pensa anche a noi. L'opera di Isabella Biffi, in arte Isabeau, rientra in un progetto di rieducazione che ha portato i detenuti a calcare i più prestigiosi palcoscenici italiani. Promosso da Regione Lombardia, Ministero di Giustizia ed Organizzazione Giubilare, il musical ha già registrato il tutto esaurito per le prime date. Gli stessi detenuti oggi hanno deciso di parlare su un palco, recitare, di fronte magari ad altri mafiosi, per dire dove sta il bene e dove sta il male. L'intento è proprio quello di restituire al carcere la funzione di recupero delle persone, utilizzando l'arte per veicolare messaggi positivi. Il messaggio che vogliamo portare è quello che anche persone che hanno avuto un passato, perdonatemi l'eufemismo, difficile, possano cambiare, possano portare dei messaggi di pace, amore, compassione, che sono la base di una civiltà. Senza questo l'uomo non si evolve. Quindi tutti insieme possiamo portare la speranza, ecco, la speranza che ogni uomo può modificare il proprio percorso di vita, se ci crede, e noi ci crediamo. Entusiasti anche i musicisti che hanno collaborato alla stesura del Figlio al Prodigo. È stata un'esperienza strepitosa perché i ragazzi sono stati super disponibili, è stata un'avventura con delle persone che hanno riattraversato il guado, cosa che ha arricchito più noi che loro. Si sente troppo solo. Io il mio passato non lo posso mai dimenticare, però non lo ripeterei mai, perché ho capito che i valori della vita non sono quelli là, gli ideali non sono quelli là che io credevo, il guadagno facile e subito. I valori della vita sono svegliarsi accanto alla donna che ami, andare a lavorare, pagare le tasse e vivere una vita fatta di compassione e di altruismo. Questa è la felicità che tutte le persone dovrebbero avere.